Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. In questo episodio, dal colore Prepper, parleremo di Prepper Design, quando il design dell'oggetto fa una profonda differenza in termini di funzionalità per il pensiero prepping. In questa puntata parleremo del monocolo tattico contro binocolo tattico. Il nero è davvero il miglior colore per uno zaino? Anfibio, scarponcelle, antinfortunistici, qualsiasi cosa, purché? Guanti tattici in pile o guanti da lavoro? Come affrontare i rischi NBC? Monocolo tattico oppure binocolo tattico? Disporre di un manufatto che possa aumentare di un po' la vista da lontano potrebbe essere una buona idea da mettere nel bug out vehicle. Dato che il prezzo di vendita dei monocoli o binocoli tattici è davvero modesto, la discussione verterà sul confronto di un binocolo o di un monocolo con una modesta spesa non superiore ai 15 euro circa, con un livello di ingrandimento di circa 7x oppure 10x. C'è chi potrebbe volere un binocolo molto più potente e costoso, ma lo strumento non serve per andare in guerra, solo un artefatto che può servire per il vostro bug out vehicle per poter vedere meglio un determinato luogo, una strada da lontano prima di transitarvi. Personalmente io preferisco un monocolo tattico in quanto la maggioranza di questi hanno anche l'effetto lente. Questo è un rovescio della medaglia particolarmente utile perché in determinate situazioni di emergenza può permettere anche di accendere il fuoco con il sole con l'effetto lente, cosa che invece il binocolo non fa. Inoltre, i monocoli tattici costano la metà di un binocolo, sono più piccoli e più pratici da trasportare. Il nero è davvero il miglior colore dello zaino? Allora, di notte il nero è un colore molto mimetico. Di giorno è ragionevolmente facile occultare il colore nero anche apponendovi dei rami verdi agganciati al sacco. Il color nero ha un pregio rilevante rispetto agli altri colori mimetici. Oltre a costare di meno il sacco, che non è una cosa marginale, in quanto i rivenditori fanno pagare piuttosto caro l'opzione mimetica sugli zaini, c'è da dire che il colore nero assorbe il calore del sole. Qualora cadesse della pioggia, oppure cadeste nell'acqua, se avrete stivato il materiale all'interno dello zaino dentro autonomi sacchi di nylon, e poi messi ulteriormente dentro un altro sacco di nylon, tutto il materiale interno rimarrebbe all'asciutto, ma lo zaino potrebbe inzupparsi d'acqua. Il color nero quindi è un colore che in modo spontaneo trattiene il calore del sole, quindi se dovesse poi spuntare il sole vi basterebbe lasciare lo zaino al sole e a parità di tempo il vostro zaino nero si asciugherebbe in un tempo minore rispetto ad uno zaino colorato con dei colori chiari oppure con un pattern mimetico chiaro o una pezzatura bianca oppure in stile deserto o comunque chiara. Anfibi o scarponcelli antinfortunistici, qualsiasi cosa scegliate va benissimo, ma fate attenzione che la vostra caviglia sia fasciata per dare sostegno al piede, evitando delle slogature alla caviglia. Il design dell'anfibio dello scarponcello fa molta differenza rispetto a delle normali o tradizionali scarpe da trekking, anche qualora queste avessero un livello di protezione S3. Guanti tattici in pile o guanti da lavoro? Sicuramente dei classici guanti in pelle da lavoro, oltre che economici, potranno andare benissimo, sia come protezione generica, anche perché possono essere dei migliori strumenti per maneggiare delle corde a cui fosse agganciato del peso rilevante da tirare.
rischio NBC, rischio nucleare, a mio avviso non ha senso pianificare una difesa da un'esplosione atomica, meglio morire subito piuttosto che morire di stenti per malattie da radiazioni dopo 3 o 6 mesi. Tutelarsi da una bomba sporca, quindi un'esplosione di una bomba sporca, è già molto difficile, occorrerebbe una costosa maschera militare NBC, o in alternativa fuggire rapidamente dalla zona infetta. Questa può essere un'ottima strategia, dato che l'esplosione di una bomba sporca ha una dinamica dell'esplosione con relativi danni simili a quelli di un ordigno chimico. Molto dipende dal contesto in cui una persona si trova e dove è avvenuta l'esplosione e dalla direzione del vento, per cui trovarsi sotto vento può voler dire morire, mentre stare sopra vento vorrebbe dire sopravvivere. È ampio e difficile da affrontare il rischio batteriologico, ma indubbiamente stoccare dei tablet di sanificazione oppure disporre di un tubo filtrante per l'acqua potabile, quanto disporre di un certo numero di mascherine FFP2 oppure FFP3 stoccate nel bug out vehicle o nel bug out bag, potrebbe essere un'ottima cosa, così come ha insegnato la triste epidemia di coronavirus in Italia. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.